Ciao! Le prime 4 settimane di gravidanza sono quelle in cui avvengono la maggior parte dei cambiamenti per il vostro futuro bambino e per il vostro corpo. Eppure se ne sa così poco e se ne parla altrettanto poco. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio in questo video che cosa succede. Iniziamo! Se non mi conoscete, sono Ilenia e sono un'ostetrica. Attualmente lavoro nel Regno Unito e faccio l'ostetrica da più di 8 anni. Nel mio canale parlo di maternità, gravidanza, puerperio, allattamento, però era da un po' che non parlavo dell'inizio della gravidanza. Farò una serie di video dedicati al primo trimestre, quindi se hai appena scoperto di essere incinta o se stai pianificando una gravidanza, non dimenticare di iscriverti al canale perché creerò una playlist su misura per ogni mese della gravidanza. Detto questo, iniziamo dalla terza settimana di gravidanza. Innanzitutto mi chiederete perché parto dalla terza. E qui voglio iniziare a sfatare dei miti e delle cose che non si sanno nel dettaglio riguardo alla gravidanza. Per esempio, le prime 2 settimane di gravidanza in realtà non siete nemmeno incinta. Questo perché la gravidanza, la data presunta del parto, viene calcolata non sul giorno del concepimento, giorno che moltissime donne non sanno collegare, non sanno individuare giustamente, ma si calcola in base al primo giorno dell'ultima mestruazione. Questo fa sì che nelle prime 2 settimane del vostro ciclo mestruale ovviamente non c'è l'instaurarsi della gravidanza, quindi sono 2 settimane che per convenzione vengono usate per datare le gravidanze, ma che in realtà non si è in attesa. Invece nella terza settimana è lì che parte la magia della gravidanza. Infatti intorno al 15°, 14°, se avete un ciclo mestruale di 28-30 giorni, avviene la fecondazione. Quindi il gamete femminile e il gamete maschile si incontrano a metà strada nelle tube di Fallopio e da lì si crea la blastocisti. Quella blastocisti continuerà a navigare nelle tube fino a che poi, in genere in 7ª, 9ª giornata, si impianta nell'endometrio, che è la membrana interna dell'utero. Da lì inizierà piano piano a scavare e a trasformarsi poi in quello che sarà l'embrione nel primo trimestre, nelle settimane successive. Qui appunto molte volte non sapete nemmeno di essere in attesa ancora ed è molto molto presto per fare un test di gravidanza. Infatti fino a che la blastocisti, che poi sarà l'embrione, si impianta nell'endometrio appunto fino alla 7ª, 9ª, 10ª giornata, il vostro corpo non produce le beta-HCG, che sono l'ormone che poi viene rilevato nei test di urine o nei test di gravidanza. Quindi so che queste settimane sono molto molto difficili per l'attesa e perché non sapete se siete appunto incinta o no, però aspettate a fare un test, perché anche quelli più precoci non riescono a individuare una gravidanza almeno fino a 7-9 giorni dopo il presunto concepimento. Ricordiamoci che poi è difficile effettivamente capire quando è stato il concepimento, magari avete sentito più o meno l'ovulazione, però avete avuto rapporti qualche giorno prima, qualche giorno dopo, e quindi è difficile esattamente individuare. Quindi se riuscite aspettate, perché altrimenti magari avete dei falsi negativi che vi fanno solo dispiacere se state cercando una gravidanza. Nella 4ª settimana invece iniziamo il processo appunto dell'embrione, che si continua a impiantare per bene nell'utero, inizia a formare quella che poi sarà la placenta, si forma anche il sacchetto amniotico, che poi costituiscono le acque che saranno quelle che si romperanno alla fine della gravidanza durante il travaglio, e inizia una formazione veramente veramente importante e veloce. Già alla 4ª settimana iniziamo un po' a capire qual è la testa e qual è la fine dell'embrione. L'embrione ovviamente ha già determinato qual è il suo sesso, questo avviene nella fecondazione, però iniziamo a vedere delle caratteristiche esterne dei genitali che non sono assolutamente visibili, ma che lui o lei sta formando. E sono le settimane in cui anche voi forse iniziate ad avere qualche sintomo di gravidanza. Per esempio, potete avere un po' di nausea, un po' di dolore al seno, un po' di crampi. Alcune donne vedono un po' di perdite di sangue, che è il famoso spotting da impianto. Questo avviene appunto intorno al 10° giorno dopo l'ovulazione, dopo il concepimento, sì, quando l'embrione inizia a scavare nell'endometrio, e quindi a volte può capitare di vedere qualche puntino rosso o marroncino nelle mutande. Potete avere mal di testa, potete vedere le vostre gengive gonfie e sanguinare, sono tutti segnali che però
sono simili alla sindrome premestruale, quindi non è detto che perché se li sentite siete in attesa o altrettanto. Alcune donne poi non li sentono per niente, quindi è molto molto soggettivo e questi sono solo alcuni dei sintomi, dei segni che potete sentire. Fatemeli sapere nei commenti, perché sono sicura che chi ci è passato me ne potrà dire altrettanti: il raffreddore, il fare la pipì continuamente, ce ne sono una miriade. E se non state pianificando una gravidanza, magari nemmeno ve ne accorgete e pensate semplicemente che la vostra mestruazione prossima che sta per arrivare. Sono giornate difficili perché dovete aspettare per fare un test, appunto. Anche se avete un test positivo, siete sicuramente a livello mentale molto spaventate da questa cosa, anche se non è una gravidanza che volevate, perché siamo ancora molto molto presto. Quindi è un continuo girarsi e mescolarsi di emozioni, quindi prendetevi del tempo per metabolizzare la notizia. Se non stavate prendendo l'acido folico, vi consiglio altamente di farlo. È consigliato da tutte le linee guida di assumere 400 microgrammi di acido folico durante la gravidanza, specialmente il primo trimestre. Se state cercando una gravidanza, state guardando questo video, iniziate anche a livello preconcezionale. Si consiglia di iniziarlo 3 mesi prima della presunta gravidanza, ma non vi preoccupate, se non lo sapevate, iniziate il prima possibile, andate in qualsiasi farmacia e ve lo diranno. Fate attenzione all'alimentazione, prediligete cibi sani, freschi, cucinateli tutti a un punto di cottura che è sicuro, e lavate bene la frutta e la verdura cruda, tutto quello che va mangiato crudo deve essere lavato bene, e continuate ad aspettare. Di nuovo, so che la pazienza è veramente una virtù in queste settimane, però stanno succedendo tantissime cose all'interno del vostro corpo e avete bisogno di tempo per metabolizzarlo. Vi lascio con questo video, ci vediamo alla prossima puntata con il secondo mese di gravidanza. Ciao ciao!